tutti ragazzi e benvenuti qui su Spavald 92 Paradise. Sempre la reaction, questa volta con Ninnarella. Prima volta che fai una reaction te. Sì, sono un po' in apprensione. Perché? Perché boh, se non è una cosa che mi interessa magari non reacto come la gente si aspetta. Vabbè, ma che te frega, noi vediamo qualcosa. Anche perché la gente ci ha detto, ci ha consigliato di vedere il video di Alberto Nasca, Nasca Alberto, che tu non conosci. Io mai conosco, visto? No, di persona no, so chi è, insomma, quello che fa. Pensa, se, cioè sapevo chi era lui, non sapevo chi eri tu. Incredibile. Però non lo seguivo, nel senso so chi è perché... nome che senti, tipo c'ho tutti amici meccanico, motociclisti, cose è. E... a me mi conoscevano? No. Ma vattene a fanculo! Amici da merda, tutti. Ma non è vero, Edoardo mi conosce, che sta di? Ma non è vero. Edoardo e basta però. Vabbè, tutto, perché tutta la gente... ha detto! Dai, dissing a Nasca. No! Questo è, sì, sì, il video di dissing a Nasca, basta, basta, dissing a Nasca. Amore, Ninnarella. Sì, sì. Vabbè, comunque sia, vediamo questo video dove praticamente si schianta... A Valle? A Valle Lunga, sì. Allora, questo video mi metto un po' in ansietta, perché? Perché anche io devo entrare in macchina con Ciccio e Joker in pista. Infatti io eviterei... cioè, magari vediamolo dopo. No, no, io vediamo. Così almeno so già quello che... e mi aspetta, l'importante è che devo stare lontano da Ciccio e da Joker. Quello è l'importante. Dura 18 minuti, te voglio tanto bene, Albe, ma 18 minuti non penso di vedermi. Skippa un po', Manuel. Skipperò tantissimo, skipperò tantissimo. Oh, Madonna santa. Questo è il momento in cui capisci che non c'è più nulla da fare. Quel momento in cui sai che stai per schiantarti fortissimo contro le barriere, che ti farai delle fratture e che avrai un sacco di danni da pagare. Ma non c'è tempo di riattare a questa cosa. State per vedere lo schianto più forte della mia vita. Più forte anche di quello di Spa con le Abarth. Sì, perché a Spa avevo ruzzolato e basta e non mi ero fatto male. Mentre qui invece ho picchiato frontale a 80 km orari. E mi sono fatto male. Ah, questi sono solo 80? Guarda, guarda però che fa lui. Ma guarda, questo è l'inizio, cioè ancora... lascia tutto. Qui invece ho picchiato frontale freddo, a 80 km orari. Guardalo. E mi quando sono capisce fatto che male. Non c'è più niente da fare. Boom, sarei girato. Certo. Ma professionista. Siamo a Valle Lunga, primo weekend di gara con le midget. Nei test avevamo fatto quasi il record della pista ed eravamo gasatissimi. Ma una volta arrivati qui è iniziato un turbine di sfiga che sembra che il destino ce l'abbia con noi. Libere 1, il motore non va, ma faccio il terzo tempo. Libere 2, problema ai freni, Ian si schianta. Madonna, tornantino dritto. Ovviamente non ci sono i ricambi giusti, quindi i meccanici lavorano tutta la notte per ripararla in qualche modo. Finiscono di rimontarla subito prima della qualifica, ma non c'è tempo di fare l'assetto. È quasi inguidabile, parto 17esimo. Quando è così, raga? No, ma lui dice sempre così, cioè... l'universo ti dice no. Ma lui sempre così, cioè ti è proprio sfigato. In tutti i modi, lascia perdere. Ma che allora dovrebbe lasciar perdere tutte le gare? E dice sempre sfiga. Allora cambia lavoro, fai qualche altro. Ah, oh, Albe, guarda, data all'Ippica, cambia lavoro. Che vuol dire? Non lo so. Invece è da apprezzare, è no? È da apprezzare, però poi guarda come finisce. L'universo lo dice una volta, qua? Due, tre, poi se non capisci... ti faccio schiantare. Avanti. No, oh, io nella vita ho sempre fatto così. Quando ma una no. cosa, oh, se la sforzi troppo non è una puzzetta. Cosa stai facendo? La stai scrivendo? La stai scrivendo? Sono stata ignora. Il titolo del video sarà: se la sforzi troppo non è una puzzetta. No. Senti, tu non è che puoi fare le cose su grazie a me, però. È le copertine con la faccia mia. E i titoli con le cose mie. Questo sarà il titolo del video. No, Ninnarella, ti strappo questo la sarà... pagina. Dai, Lore. Questo sarà il titolo del video. Reaction. Reaction Alberto Nasca. Se la sforzi troppo non è una puzzetta. Te giuro. Lorenzo, hai rotto. Vai, andiamo. Non mi puoi sfruttare. Vediamo il lancio. Nonostante il motore che non spinge. Finché qualcuno in pieno stile lobby pubbliche di Gran Turismo fa i burnout in mezzo alla pista e mi distrugge la gara. Mi ripassano tutti, mi arrabbio, tutto da rifare. E lo rifacciamo. Sulle maniche, si rimonta e chiudo decimo. Sono veramente tanto arrabbiato e amareggiato. Finché qualcuno non mi spiega che vista l'inversione di griglia partirò in pole position in gara 3. Finalmente una buona notizia. Perché c'è l'inversione di griglia e quindi parti al contrario. In questo weekend in cui tutto sta andando male, finalmente le cose iniziano ad andare bene. Sai che c'è? Andiamo a farci una bella cena per festeggiare la fine della sfida. A cena, Sartamo. Ah. No, Albert. Allora.
Le strade di Roma sono molto belle, molto curate, molto ben tenute. Infatti in una normalissima strada ho preso una buca e ho fatto fuori due gomme. Due. Loro davanti col RAM neanche le hanno sentite le buche. Salutiamo anche Labo e Marco. Ciao Labo e Marco. Cosa devo fare? Parto, spero di tenermi lì dietro il più possibile, guadagnare nel misto e sperare che non mi vengano a prendere gli Eurofighter dei francesi. So che cosa dire. Purello però. Speriamo che non mi facciano la dubeccata di nuovo al tornantino. Basta. Tiene duro Alberto, c'è... però. Cioè... cioè, tipo, guarda, la vita non merda e parto già deluso, però ce la metto tutta. Però ce la comunque lo faccio. Ci sta. È da premiare questa cosa. Io penso che avrei già mandato tutti a fanculo. Sì, è risoluto. Sai che cosa succede quando parti in pole position con partenza lanciata, col motore che non spinge, con dietro 27 macchine? Con due. Succede quello che stai per vedere. Cioè che le auto intorno a te ti passano, ovviamente, e vieni risucchiato da tutto il gruppo. Ora, quando corri con dei piloti tranquilli e corretti, di solito fila tutto liscio. Semplicemente perdi qualche posizione e accetti il fatto che oggi non puoi vincere. Ma a volte, purtroppo, capita che dentro questo gruppo di auto ci sia qualcuno che pensa di vincere la gara alla prima curva. Qualcuno che pensa di essere in pista da solo. Qualcuno che non ha ben chiaro che se fa una manovra incosciente in partenza può mandare la gente in ospedale. Certo. Beh, indovinate un po'. Oggi è proprio quel giorno. Sì? Così, lanciati? Oh, ma dai, ma com'è possibile? Guarda quanto motore c'ha, è più questo. Madonna, sotto gli è finito! Quanto è botto, raga. Non riesce a respirare, no, dopo una botta del genere. Devi aspettare qualche secondo prima che riesci a rirespirare. No, mi è capitato. Cazzo, non entri nel panico. Quando prendi una botta forte qua sul torace, a me mi è capitato pure quando ho fatto incidente che mi si è puntato il manubrio. Pure quando mi sono cascato con Manuel qua. Provi a respirare, fai. E non respiri. Mamma mia, ferma, devo. Perché poi camminavo e mi ricordo che è venuta Monica e mi ha fatto: oh, Lore, che c'hai? E io facevo un respiro. E tu non sai se ricominci a respirare. No, bruttissimo. Brutto. Poi dopo un po' cominci a respirare piano. Mamma e poi mia. Ricominci a respirare. Ma è una cosa, una sensazione brutta. Mo che lo so, se mi risuccede, so che devo aspettare. No, perché poi andare il panico ed è peggio. Vedi, ora si sta sbloccando. È una sensazione. È proprio strano. Chissà perché che succede quando. Tipo, si paralizza. E proprio non cominci a respirare. Meno male. Come va? Insomma, aspetta un attimo, Vabbè, va a riposino. Vabbè, sta qua. E poi ti dico, Mamma mia. Ciao, salutiamo Nu. Ciao Nu. Quando ciao, sono stampato in un furgone ho fatto record mondiale di apnea, Porca troia, oh. Furgone. Poi non riesci a respirare e parlare allo stesso momento. Certo. Sta a fare il check. Eh sì, vedi, certo, perché è adrenalina, poi magari sta dentro la macchina, capito? Quindi devi capire bene. Aiuto. Vaffanculo. Ma questo, ma vaffanculo. Mi ha dato una botta a quello là di là. Io mi sono sentito sbalzare. C'è quello che mi ha chiuso così. Non so, io mi ricordo che mi sono trovato a panino tra due macchine. Mi ha toccato lui di qua e io ho toccato te. Mi spiace. Che fai? Anch'io. La direzione di gara mi ha avvertito di pubblicare dialoghi e i volti dei soccorritori. Ringrazio comunque i soccorritori per l'aiuto e la gentilezza. Ok. Ciao, tesoro. Via, da rietro, c'è da pure l'amico mio. Ma giustamente la direzione gara gli ha detto che non deve mettere niente, certo, di quello che dicono, eccetera eccetera. Comunque un grande applauso, insomma, la gabbia, mamma la sicurezza di sta macchina. Porca, perché ha fatto miseria, un chioppo della Madonna. Cioè in una macchina diversa si sarebbe accartucciato tipo sardina. Che succede con la mia? No, non c'è mai. Vado in pista in macchina che è più sicuro, no. Guarda quell'altra. Cioè si è completamente sbragata. No, noleggio. Noleggio.
Io ho preso una botta forte e mi si è contratta tutta la schiena, però le ossa dovrebbero essere posto. Quando le rotte facevano molto più male. Oddio, che botto! C'è tanto da dire su questo incidente? Quindi sì, tipo che quello è un coglione. Ho capito, fai una manovra del cazzo, sei deficiente. Cioè, se mi fosse successa la stessa cosa per me, a me in moto, ti dico sei un coglione. Perché come ha detto lui, ci stanno altre macchine in pista, non stai solo. Capisco l'ansia, capisco tutto quanto. Però, cioè, va bene le fusaglie, dai. Organizziamo la dinamica. Tanti mi hanno detto, devi aver avuto una paura incredibile. No, non ti accorgi di niente. Non ti accorgi di niente. In realtà no, ero super tranquillo. Non so come mai, però mi sono reso conto che in queste situazioni riesco sempre a mantenere il sangue freddo. Mi succede. Vabbè, perché succede tante volte. Quando succede tante volte, poi. Questo aiuta, eh. Però il sangue freddo si vede dal fatto che quando mi sono trovato in questa situazione, ho capito che non c'era più niente da fare. Bravo. Certo. E quindi dovevo solo aspettare la botta. In quel momento mi sono ricordato quello che mi aveva detto Max Lanza, mio compagno di squadra dell'Euronascar, cioè che lui una volta aveva picchiato, non aveva tolto le mani dal volante e quando ha colpito il muro si è rotto i polsi Certo. Per lo sterzo che ha girato il colpo. Tutte le ricordandomi queste cose prima di arrivare al muro, ho tolto le mani dal volante. Bravo. Quando è così è meglio che togli le mani dal volante. Pure sui carri. Perché fai rigidità e te sei perché mentre Cappelli ha colpito le gomme con un certo angolo e la macchina ha fatto così. Pure sui kart. Io sono entrato invece dritto perpendicolare e ho picchiato sulla sinistra le gomme, sulla destra la macchina di Cappelli. Quindi avevo fatto puff, così. Bravo. Dalla telemetria il primo contatto con gli altri è stato a 170 km/h circa, mentre invece l'impatto con le gomme è a 80 km/h. Vi posso garantire sono tantissimi. Giusto per darvi un riferimento, Schumacher quando si ruppe le gambe nel 98-99. Un vuoto. Vabbè, aveva picchiato a 108 km/h, quindi non tanto più veloce. Nel momento dell'impatto la compressione è stata talmente forte che il mio corpo si è piegato così e mi si è totalmente paralizzato il diaframma. È una sensazione che non so se avete mai provato. Mamma mia. Di solito si prova quando prendi una botta veramente forte. Il punto è che per 30 secondi io non riuscivo a comandare il diaframma. È una sensazione di merda, raga. Se non l'avete mai provata non riuscite a capire. È una sensazione poco piacevole perché tu sei lì che vuoi buttare fuori l'aria ma non ci riesci. L'unica cosa che riuscivo a fare era tirare dentro aria, non so perché. E questo è il motivo per cui lì mi avete sentito. Sì, no, fai versi brutti. Perché infatti tutti quanti facevano che c'hai? Fai versi bestiali. Quando ho ripreso a respirare, parlami. Poi c'è cosa più peggiore, regate, quando c'è sta la gente che viene là e dite che c'hai? E tu in quel momento gli dici: rantoli. Dammi la picco io. Lasciami perdere. Aspetta un attimo. Beppo per niente. Macchina, perché qua non c'è niente di grave. I giorni successivi sono stati poco piacevoli, nel senso che di giorno tutto sommato bene, cioè riesco a fare tutto, ho un po' di mal di schiena, chiaro, non sollevo pesi, botte, però senti, il problema è la notte. La notte è un disastro, un male della Madonna, per cui devo prendere antidolorifici, sennò non dormo. Ed è assurdo, ho male da sdraiato, ma non ho male da in piedi. E questo è un video che mi ha fatto la Steffi una mattina a caso in cui cercavo di alzare poverino, mandiamo tutti un abbraccio a Nasca, raga. La vera botta diciamo che è stato il conto dei danni. Il conto totale dei danni. Porco due. Aspetta, 34.000 franchigia, 4.000 copertura assicurazione, 16.000 extra assicurazione, 14.000 totale carico pilota, 18.000 meno 2.000 sconto fermo fattura. Io prendeva la cosa e gliela davo a quell'altro pilota. Dicevo, tu e poi ti pagavo. C'è una magra consolazione 39. Che per fortuna abbiamo un'assicurazione che copre poco. Hai 4.000 euro di franchigia e copre fino a 20, quindi al massimo te ne dà 16. E quindi alla fine, fatti anche un paio di sconticini, ne pagheremo 16.500 più IVA. Beh. Che sono comunque tutto il budget d'anni che mi ero prefissato per quest'anno. E non ho ancora praticamente iniziato la stagione. C'è capito? Cioè lui dice, ah, c'ho 16.500 euro quello che era. The budget, sto a posto per tu. 16.000 euro. Prima gara, boom, a posto. Che fai, continui? Che fate, ne privi? Io dicevo, vabbè. Ciao cari, ciao. È stato un piacere. Fammi capire la prospettiva del pilota. E vedo la macchina blu dietro di me che cerca subito di passarmi. Ok. Allora io la chiudo. Ma lei comunque vuole infilarsi in uno spazio. Lì non te infila, no? Io sto davanti. Nel momento in cui si infila io mi riporto a sinistra per lasciargli lo spazio, come è giusto che faccia una persona coscienziosa. Arriviamo quindi all'ingresso del curvone, che è una curva veloce verso destra. Lui non mi ha ancora passato completamente, quindi non può fare la linea che vuole, ma decide di impostare il curvone perché vuole farlo in pieno, dimenticandosi che ci sono altre 27 macchine intorno a lui, e quindi inizia a portarsi a sinistra.
Che finché sei da solo va bene, puoi farlo. Cioè, ma quando c'hai 30. Altre 27 macchine intorno. Poi vedi che si sposta sulla sinistra, è sbagliato, no? L'auto blu, però, che a un certo punto finisce per toccarmi, perde testa il controllo. Mi sparo contro Cappelli e finiamo entrambi nel muro. Se sommi i danni miei e quelli di Cappelli, fai forse 80.000 euro di roba. Due piloti al centro medico e l'auto blu che finisce sul podio. No, ma che cazzo, non la sa. No! Ha pure vinto Alberto, vallo a prendere a casa. Ha pure vinto, ma vallo a prendere a casa sto cretino. Ma chi è? Facile. No, io mi sarei incazzata, avvelenata, sì, malissimo. Cioè, tu hai rischiato di farmi far male. Oh, ma veramente da fare arandellate. Guardando le immagini da fuori, poteva esserci il dubbio che l'auto blu fosse stata toccata da quello dietro. A un certo punto, vedete, le si alza il posteriore e punta verso di me. Pensavo, no, penso che ha fatto perno sulla tua, Alberto. Ci siamo visti subito dopo la gara per capire che cazzo fosse successo. Io lì non sapevo ancora nulla, non avevo ancora visto le immagini. Vediamo le immagini. Guardando le immagini si nota che l'auto bianca era lontana di 1-2 metri. Quindi certo. Ha fatto tutto da solo. Tutto è lui. Stato penalizzato di 25 secondi, quindi il suo podio non c'è più e ha chiuso la gara 20. Ah, quindi ha fatto podio, però penalizzato. Dato che mi seguono centinaia di migliaia di persone, con questo video non voglio fare polemiche, ma voglio che serva di lezione a tutti coloro che corrono in macchina per evitare che situazioni come questa si ripetano, ok? Perché quando un pilota fa una cazzata come quella, oltre a fare un sacco di danni, la gente si fa male. Gli passa la voglia di correre. Rischi. E tutti quanti noi siamo qua, sì, per vincere, ma anche per divertirsi. Certo. E lunedì mattina andiamo a lavorare per pagarci le gare che facciamo. Cosa c'è di sbagliato in una manovra del genere? Guardate dove sono tutte le altre macchine dietro di lui. Sono completamente a destra. Esterno. Hanno scelto quella linea e mantengono quella linea. Guardate dove lui si sta portando tutto a sinistra. Questo di cazzo. No, sei partito meglio. È uno di quelli che non gli importa, no? Bravo. Lo affianchi perché vuoi passarlo? Bravo. Okay. Ma una volta che l'hai fatto, tieni quella linea. E se quella linea che hai scelto ti penalizza la curva successiva, non fai il cazzo che ti pare portandoti tutto a sinistra perché vuoi farla in pieno. Alzi il piede. Esattamente come avevo fatto io nella stessa situazione l'anno prima con le Legend. Viviamo, così non passiamo in tre. Mamma mia, mamma mia. Niente, alzo il piede, alzo il piede. Meglio stare dietro. Sono arrivato completamente stretto al curvone. Sapevo che se l'avessi fatto in pieno sarei finito largo, avrei tirato qualcuno nel muro. Ho alzato il piede. Non ti puoi spostare in quella maniera in mezzo a 20 secondi. Una persona così è da radiare dal campionato. No, è semplicemente... Sì, sei antisportivo. Punto. Sei antisportivo. Ma quelli che vincono non sempre sono sportivi. Ma è uno sport questo. Sì, ma è un motorsport, per cui purtroppo a volte paga avere il fair play. Questa è la verità. Cioè, è così nel motociclismo, è così nelle macchine, è giusto quello che dice lui. Velocità... Sì, qui nessuno sta dicendo, lui ha sbagliato, io sono d'accordo. Sempre lo stesso discorso, non si può pensare che tutti ragionino nella maniera giusta, perché c'è stato pure chi ragiona nella maniera sbagliata. Appunto. Questo se tu gli dici, oh, io ho pensato che ci stavo, e se tu stavi lì... pensato male, fratello, perché se stai a correre a sti livelli non sei intelligente. E poi c'è qualcuno che dice, ma in Formula 1... in erba. Eccolo, aspetta. Grazie al cazzo in Formula 1 la schiantano, torna ai box, mica pagano loro i danni. Qui siamo tutti appassionati che si sono fatti un massimo. Può essere antisportivo, può essere non gli frega niente, può essere un inesperto, può essere tante cose. Le gare della domenica. Se disintegri una macchina, sono d'accordo con quello che dice lui, assolutamente. Gli organizzatori lo dicono sempre, al briefing lo dicono sempre, le gare non si vincono alla prima curva, specialmente se la prima curva si fa ai 170 km/h. Il fatto è che lui ragiona, quell'altro penso sia stato un errore. Quell'altro non gli frega un cazzo. Appunto, dico, dovrebbe essere no 20 secondi, dovrebbe essere penalizzato. Sì, dovrebbero perché di... tu hai attentato alla vita di una persona. Perché se questo era, cioè aveva una macchina diversa o gli diceva ancora peggio di come gli è andata, si faceva male. No, devo ci poteva pure rimanere secco. Cioè, capisci? Capisco. Poi ha tentato la mia vita e devi essere radiato un signore, a vita. Devi andare a vendere i lupini allo stadio. Sceso. Spin 16 sacchi. Il motorsport. Ah, raga, ma fate sax. Fate scherma. Dipingete. Giocate, che ne so, a scacchi. Giocavamo a cricket. Tizi sarebbe stata molto felice se avessi giocato a cricket. Bowling. Per fortuna che comunque sia Alberto sta bene. La cosa è, la prossima gara gli rifar culo. Basta, gli fai il culetto e quello... Baffi. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Mi raccomando qua sotto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Noi ci vediamo come sempre al prossimo...
No, basta con quest'altro. Noi ci vediamo sempre al prossimo e ciao.